Prima di cominciare con l'episodio, ti rubo qualche secondo per un ringraziamento. Da un mese esatto, ho deciso di fare crescere Salvatore Racconta con un passo in più. Ho chiesto il vostro aiuto per farlo e avete risposto. Quindi grazie a Tadek, Vittoria, Alfio, Kasia, Vasilis, Claudia e Patrizia. Il passo in più era quello di parlare su Salvatore Racconta non solo dei simboli dell'Italia, ma anche dell'attualità. Lo faccio con un podcast in più che esce ogni mercoledì e si chiama Salvatore Racconta l'attualità. L'ho creato con i sostenitori e per i sostenitori, per offrire qualcosa in più a chi segue questo podcast con passione. Quel qualcosa in più è quello di cui parlano gli italiani nella vita di ogni giorno e di cui ora puoi parlare anche tu. Se vuoi unirti a noi e accedere a questa serie speciale in cambio di un piccolo contributo mensile, puoi farlo andando sul sito www.patreon.com/salvatoreracconta. Ora però è il momento di raccontare una storia. Il centro di Roma, deserto, in piena notte. Una donna dai capelli biondi, lunghi e voluminosi, cammina da sola finché, quasi per caso, arriva davanti alla Fontana di Trevi. Senza pensarci due volte, ci entra e inizia a ballare. A un certo punto arriva un giovane uomo che prima si siede sui gradini a guardarla. Poi, quando lei lo invita, entra nella fontana anche lui. Molto probabilmente lo avrai capito. È la descrizione, un po' semplificata, di una scena di culto di uno dei film più famosi del cinema italiano e mondiale, La dolce vita di Federico Fellini, uscito nelle sale nel 1960. Un film un po' onirico, ma con una base di realtà. La dolce vita, nella Roma di quegli anni, esiste davvero, perlomeno nella parte più ricca di Roma. Ci sono davvero locali aperti fino all'alba, attrici e modelle arrivate da tutto il mondo, giornalisti e fotografi che le seguono, a caccia di retroscena per riempire le pagine della cronaca rosa dei giornali. Ma la dolce vita non è solo questo. È un po' l'idea che associamo all'Italia degli anni 60. Un decennio in cui va tutto bene. Tutti si divertono, ballano, scherzano, ridono. In poche parole, si godono la vita. E se guardiamo ai prodotti culturali di quel periodo, ci sembra proprio così. Nella musica, piano piano, entrano ritmi americani, pronti a sostituire o a completare la tradizione melodica della canzone italiana. La cantante più famosa di quegli anni, Mina, conquista il pubblico con la sua voce meravigliosa, ma anche con ritmi veloci e ballabili. Negli stessi anni, il cantautore Raimondo Vianello pubblica un singolo che diventerà un tormentone. Si chiama Abbronzatissima e parla di amore, di spiaggia, vacanze e naturalmente abbronzatura. Leggerezza e spensieratezza, spiagge toscane e notti romane. Che belli gli anni 60 italiani! Come sarebbe stato bello viverci! Peccato che sia quasi tutto falso. E oggi ti racconto perché. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi o parli italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Iscriviti alla newsletter e riceverai ogni settimana la trascrizione dell'episodio con glossario ed esercizi. Per altri materiali, seguimi su Instagram o visita il sito salvatoreracconta.com. Buon ascolto! Da un lato, è vero, l'Italia degli anni 60 è un paese dove si vive bene. Sicuramente meglio che in altri paesi e sicuramente meglio che 10 anni prima. I dati economici lo dimostrano. Cresce l'industria, crescono i consumi, cresce il reddito medio delle persone. Aumentano le automobili. Nelle case ci sono sempre più frigoriferi e televisori. Una generazione intera scopre una cosa che fino a poco tempo prima era impensabile. Le vacanze. Allo stesso tempo, però,
La crescita del paese non è omogenea. Se da un lato nasce una classe media che vive a pieno il boom economico, ci sono classi popolari che lo guardano da lontano e lo vivono con invidia e frustrazione. Insomma, cresce il malcontento e la politica non sembra capace di risolvere la situazione. Se hai ascoltato l'episodio 78 di Salvatore Racconta, dedicato agli anni 50, ricorderai che in questo periodo c'è un partito che domina da solo la politica italiana. È il partito centrista della Democrazia Cristiana. I democristiani hanno gestito perfettamente la rinascita dell'Italia dopo la guerra, ma non sembrano preparati per questa nuova fase. Molti di loro hanno capito fin troppo bene che per restare al potere basta lasciare le cose come stanno e non pestare i piedi a nessuno. Funziona? Fino a un certo punto, perché le masse di persone scontente sono sempre più grandi ed esprimono la loro insoddisfazione votando per i partiti di sinistra, il Partito Comunista e il Partito Socialista, i veri avversari politici del potere democristiano già dagli anni 50. Rispetto al decennio precedente, però, a sinistra c'è una novità. Dopo la morte di Stalin, si è rotta l'unità tra i comunisti e i socialisti. Quelli del Partito Comunista sono ancora fedelissimi all'Unione Sovietica. Quelli del Partito Socialista ne sono sempre più lontani. E a questo punto qualcuno nella Democrazia Cristiana capisce che è il caso di approfittarne. È chiaro che i comunisti sono ancora pericolosi, ma i socialisti no. Hanno smesso di pensare alla rivoluzione. Lo dicono anche gli Stati Uniti, che in quel periodo hanno un'influenza fortissima sul governo italiano. L'ambasciatore americano a Roma approva, e anzi incoraggia, l'idea che la Democrazia Cristiana faccia un governo con i socialisti. Un governo chiamato di centrosinistra, per fare riforme a favore delle masse e isolare sempre più i comunisti all'opposizione. L'uomo scelto per governare con questa alleanza si chiama Ferdinando Tambroni. È un politico democristiano di secondo piano, ma diventerà presto un protagonista, nel bene e nel male. Tambroni ha il compito di negoziare in Parlamento con i socialisti per fare un governo insieme. Le proposte sono allettanti, ma alla fine i socialisti rifiutano. Il progetto del centrosinistra comincia con un buco nell'acqua. Ma la cosa non finisce qui, perché Tambroni è ambizioso. E poi ormai ci ha preso gusto, vuole diventare presidente del Consiglio. E visto che la sinistra non lo vuole sostenere, allora Tambroni chiede aiuto alla destra. E chi c'è a destra nel Parlamento italiano del 1960? Il Movimento Sociale Italiano, ovvero il partito dei postfascisti. Come abbiamo detto l'ultima volta, più fascisti che post. Per molte persone è inaccettabile pensare che il movimento sociale esista e sia legale. Scoprire che può addirittura diventare un partito di governo è la goccia che fa traboccare il vaso. Nel luglio di quello stesso anno, i missini, cioè gli iscritti al movimento sociale, organizzano il loro congresso a Genova, una città di operai e portuali molto di sinistra. Il ricordo del fascismo, per molti di loro, è ancora fresco. Così, impulsivamente, decidono di andare in piazza per protestare. E da Genova le proteste arrivano anche in altre città, in particolare a Reggio Emilia. Nell'Italia repubblicana le proteste di piazza sono una novità. Nessuno sa bene come comportarsi. Il governo, guidato da Tambroni, va nel panico e ordina alla polizia di fare tutto per fermare le manifestazioni. Anche sparare se necessario. Il risultato? 10 morti e centinaia di arresti. La repressione però non funziona, anzi, causa ancora più rabbia. Alla fine la situazione è insostenibile. Il movimento sociale annulla il congresso e Tambroni è costretto a dare le dimissioni. L'esperienza di un governo con l'appoggio della destra è durata pochissimo, giusto il tempo di uccidere qualche operaio. Insomma, nello stesso anno della Dolce Vita e delle Olimpiadi di Roma, in Italia la polizia spara sulle persone che protestano contro i postfascisti al governo.
Niente male, vero? Dopo le dimissioni del governo Tambroni, una cosa è chiara a tutti. Questa non è più l'Italia degli anni 50, che si accontenta della tranquillità in cambio di un po' di benessere. È un'Italia più matura, che ha esigenze chiare. I giovani, gli operai e gli agricoltori non accettano compromessi. La politica, a quel punto, dimostra di avere capito. Non è possibile ignorare le masse popolari. Bisogna provare di nuovo a fare un governo con i socialisti, per dire alle persone più povere che il governo è dalla loro parte e che non è il caso di fare rivolte e rivoluzioni. Come sempre, il pallino della situazione è in mano alla Democrazia Cristiana. Il politico che prova a formare un nuovo governo di centrosinistra è un democristiano pugliese, un uomo molto stimato, di cui presto parleremo tantissimo, Aldo Moro. Moro è un politico più bravo di Tambroni. Convince i socialisti a partecipare al governo con un programma ambizioso e di sinistra, anche se moderato. Sembra proprio il compromesso giusto. Solo che la DC è un partito grande, con tante anime interne, e non tutti sono d'accordo con quest'idea. Per esempio, non è d'accordo il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, un uomo famoso per due cose: è basso e ha una paura folle dei comunisti. Segni pensa che fare un governo con i socialisti sia un grosso errore, che aprirà le porte al comunismo sovietico. Ma non può fare niente di diretto per impedire l'alleanza di governo. Così progetta un piano di emergenza, segretissimo, in collaborazione con il comandante dei carabinieri. Si chiama Piano Solo, perché riguarderebbe, appunto, solo i carabinieri, e descrive cosa fare in caso di rivoluzione comunista. Contiene una lista molto precisa di circa 700 persone da arrestare subito e poi spiega come mettere sotto il controllo dei carabinieri la radio e la TV, ma anche le ferrovie, i telefoni e le poste. Il piano è segreto, ma nei palazzi romani, evidentemente, qualcuno mangia la foglia, si sente la pressione. Il nuovo progetto di un governo di centrosinistra è un altro fiasco. E alla fine la Democrazia Cristiana cambia idea, tornando a fare quello che ha fatto fino a quel momento: governare da sola, per gestire le cose come sono, senza provare a cambiarle. Il Piano Solo è stato scoperto da un'inchiesta giornalistica già nel 1964 e ha causato le dimissioni del presidente Segni, accusato di voler organizzare un colpo di Stato militare per ricostruire una dittatura. Oggi, dopo attente indagini, sappiamo che non era così. Perlomeno non ci sono prove. Di certo, però, il Piano Solo proponeva soluzioni reazionarie e violente ai cambiamenti della società italiana. Cambiamenti che evidentemente facevano molta, molta paura. Mi ripeto, negli anni della dolce vita e delle vacanze al mare, la polizia spara sui civili nelle piazze e il Presidente della Repubblica organizza complotti segreti anticomunisti. Non sono questi gli anni 60 italiani che immaginavate, non è vero? Com'è che succede tutto questo? Com'è possibile che l'Italia dei film di Fellini e delle canzoni di Mina sia anche l'Italia dei pieni segreti e dei morti in piazza? La verità è che l'Italia non è poi così straordinaria. Gli anni 60 sono così un po' in tutto il mondo. È in corso la guerra fredda e tutto è molto delicato. Se guardiamo le cose in prospettiva internazionale, è il decennio dei Beatles, ma anche quello della primavera di Praga e della crisi dei missili di Cuba. Sono gli anni in cui vengono uccisi Kennedy, Martin Luther King e Malcolm X, ma anche gli anni dell'apice di Jimi Hendrix e della prima stagione di Star Trek. Il mondo va veloce, molto veloce, e non è facile per tutti capire cosa sta succedendo, soprattutto in Italia, dove c'è un partito, la Democrazia Cristiana, che ha troppo potere e che per mantenerlo preferisce ignorare i cambiamenti anziché gestirli. In pratica nasconde la polvere sotto il tappeto, ma è una polvere che tornerà, e come se tornerà. La politica si dimostra arretrata rispetto alla società. Non solo
quando ordina di sparare in piazza, ma anche quando, ad esempio, prova a censurare La Dolce Vita o le gemelle Kessler, due ballerine tedesche che fanno la fortuna della TV italiana, ballando in prima serata con le gambe scoperte. E la politica si mostra anche inadeguata di fronte a due gravi catastrofi naturali di quegli anni. L'alluvione che riempie di fango Firenze nel 1966, ma soprattutto il disastro del Vajont del 1963, quando un intero pezzo di montagna crolla dentro una diga artificiale, causando più di 2000 morti. A questa storia terribile dedicheremo un episodio a parte. Le gite in Vespa, le domeniche al mare, la Roma dei locali, delle attricette e dei paparazzi, alla fine sono cose vere, soltanto che non sono le uniche cose vere. Oggi l'Italia ama raccontare questa immagine di sé, perché è buona da vendere ai turisti e alle persone innamorate del Made in Italy. Ma gli scheletri nell'armadio sono tanti. Ve ne ho raccontati alcuni perché penso che sia importante conoscerli. È anche una forma di rispetto verso chi studia italiano dire le cose come stanno e non lasciare una visione edulcorata prodotta dal marketing. Le cose complicate non finiscono con gli anni 60. Arriveranno anni sempre più intensi, soprattutto quando arriverà sulla scena una categoria che prima non c'era, i giovani. Certo, ovviamente, da un punto di vista biologico, i giovani ci sono sempre stati, ma alla fine degli anni 60 diventeranno un gruppo sociale, soprattutto perché saranno i primi giovani che non ricordano la guerra, che sono nati nel benessere o vicino al benessere, e saranno pronti a chiedere di più. Le piazze diventeranno sempre più piene, la politica sarà sempre più penetrante e divisiva. Qualcuno dice, e io sono d'accordo, che gli anni 60 finiscono in realtà nel 1968. Da lì in poi inizia un'altra storia, che racconteremo un'altra volta. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!